Quello che scoprirete oggi è un Massimo visto attraverso gli occhi di tutti quelli che, come me, hanno avuto la fortuna di essere ispirati dalle sue straordinarie intuizioni di uomo e di artista. Massimo era soprattutto parola e gestualità. Noi lo abbiamo conosciuto, però c'è un altro punto fermo. Lo abbiamo conosciuto. Annunciazione! Annunciazione! Era grandissimo nelle pause. Non erano silenzi, erano pause ragionate. Tu piaci molto alle donne. Ecco, tu come te lo spieghi? Normale, uno è uomo, piace alle donne. Si è donna, piace all'uomo. Si mai iscritta, mi ha ricevuto un sacco di telefonate di cavallo. Domani potremo già essere in trincea per offrire il petto alle pallottole del nemico. Cioè, io proprio non aspettavo altro che... Agit, ma quando è che posso offrire il petto alle pallottole del nemico? Lo vedo come il seguito di, come attore di Edoardo De Filippo. Vorrei essere amato da tutti, vorrei essere amato da folli, da gente. Avevo il cuore a posto dei timpani perché le emozioni dal vivo erano più forti di quelle che erano sulla pellicola. Ma sofferenza in amore è qualcosa, sai, che deve fare il suo, è un vuoto a perdere. A parte i cantautori che ci scrivono il canzone. Soffoco d'affetto e vivo di nascosto, ma al mio cuore malandato, almeno a lui, ho messo le ali.